Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea91. Oggi ancora una volta su Inazuma Eleven 3, lampo folgorante. Oh, sfida ancora una volta per il super torneo fantastico. Siamo ancora sulla strada che porta allo stadio del pavone. Dentro la grotta c'è un altro robottino che ci fa sfidare una squadra del super torneo, la vera Alius. Questa non la sapevo. Ai ai ai. In genere sapete che faccio? Prima cerco il robottino, vedo qual è la squadra, riavvio il gioco e poi vado a sfidare il robottino. Stavolta non l'ho voluto fare. Ho voluto che fosse una sorpresa anche per me. Vera Alius. Ok, sfidiamola allora. Vuoi iniziare la partita? Oi oi oi. Quindi penso che ci sia Genesis, Gemini, insomma un po' di tutte. Epsilon, le tre squadre più importanti. Forse anche quelli della Chaos, Gazelle e Torch. Perché no? Attenzione, non vedo Zin. Ah, è in panchina. Andiamo un attimo di panchinare allora. Dvalin che fa il portiere. Oh. Però può fare anche da attaccante. Bene. Janus. Oh. Buono. Zin, meteora dirompente, supernova. Non lo voglio in campo. Ingrice e Nigel o Nigel August. Ma ci picchia, non sarà facile. Poi abbiamo in porta, ok, lui nero, va bene. Pandora, Maul, Fedora, Jiggs, Qyburn, Grengo, Gazelle, Bellatrix, Zell e Torch. Torch ha palla di fuoco, occhi di fuoco e ghiaccio di fuoco, mamma mia. Perché è? Una belva. I livelli mi sembra tutti quanti da 60 in su, quindi insomma, la roba standard. Beh, iniziamo la partita, dai. Cosa vogliamo fare, se no? Proviamo subito, ci proviamo, ma la conclusione non va a buon fine. O meglio, il passaggio non va a buon fine. Però attenzione, potrei rubare palla con flash fotonico. No, pioggia di meteore contrasta il mio assalto. Ma ci picchia. Ma sì, fallo. Oh, mo non c'è più nulla. Mo il prossimo che ti può bloccare ti blocca e te la prendi in saccoccia, ok? Attenzione, balena difensiva di un Harley Kane che si è portato un po' troppo avanti. Amico, tu devi stare dietro, te lo dico. Non lo so, che facciamo? Ognuno si porta dove si pare, eh. Tiriamo. Tenta la conclusione con fiammata tripla. La conclusione deve per forza andare a buon fine, altrimenti farà schifo. Sarà un attacco sprecato se no. Eccolo. E si è consumato quasi tutti i punti. Può fare forse un'altra tecnica. Continuiamo così. Sono troppo forte. Beh, forse un minimo ve la cavate dopo tutto. Un minimo? Davvero un minimo? Ok, continuiamo questa partita assurda contro l'Alius, contro la vera Alius Academy. Dobbiamo parlare un po' con Kevin, che blocco acrobatico funziona. Yeah! A chi la passiamo però? A te passa avanti però? Niente, si sono messi in mezzo. No, uffa, ti non mi frega niente, li uso. Non posso farmi rubare palla così facilmente, dai. E vai a quel paese, allora. Ok, Sanford è tua. No, è un po' troppo lontano. Bemmete! Non te aspettavi questa tattica di passaggio 1-2, eh? E invece BOM! Qua c'è anche il tiro! Pinguino imperatore numero 1, prova a fermare questo nanerottolo. Ah, non è più punti, eh? Però mi sa che ora, o nel secondo tempo, entra Dvalin e Dvalin. Forza, continuiamo così! Non sarà bello, non mi piacerà. Non mi piacerà quello che farà. Ok, allora, è flash fotonico, per forza. Ok, fatto.
E vai alla conclusione con Xavier, allora. Con una scarica stellare. Ero super concentrato, volevo dire passaggio tattico, ma ero talmente concentrato a fare quei passaggi perfetti, sperando che il giocatore andasse avanti effettivamente. E così è stato, che bello. 3-0. Va bene così, continua ad andare bene. Potrei provare con Austin. Vediamo un po'. No, Gazella salto temporale. Perché date queste tecniche strane? Come fa ad avere salto temporale? Me lo spieghi? Niente. Boh, vabbè. No. Ah, va bene. Vado sul sicuro. Palla di fuoco è forte. Però davanti ho Thor. E Thor ha diga di roccia, che dovrebbe rallentare un bel po' la palla, se non fermarla del tutto. Tiro bloccato, bene. Meglio di questo, cosa vuoi? No. Voi non avete capito nulla, allora. Ma l'ho fatto io? L'hanno fatto loro. Non ho capito cosa è successo. Cioè, l'hanno fatta loro la tattica. Perché poi, anche fossi stato io, ho fatto Ashi. Quarto gol. No, non capivo che era successo. Boh. A parte, ragazzi, eravamo già oltre il limite di tempo. E quindi va bene comunque, però, eh. Boh, strana sta partita. Non sono bravi come pensavamo. Beh, non comportatevi in maniera così soddisfatta. Branco di pivelli? Non ho letto bene. Ho letto banco di piselli, veramente. Però non poteva essere, quindi branco di pivelli. Ok, possiamo resistere un altro pochino. Ho dato tutto quello che potevo ai miei giocatori, quindi. Finta del torero. Io non mi sarei fatto ingannare così, già te lo dico, però. Però. Ok, dobbiamo palla con Sanford, che ottimo. Fiamma sfrecciante, bella, mi piace come tecnica. E poi Axel, che è da solo. Andiamo in Burning. Devo assolutamente segnare almeno un altro gol. Fiammata tripla, livello 5, più Burning, quindi tecniche a basso, cioè con un consumo più basso e potenza maggiore. Non puoi parare. Non ce la fai. Yes. E vai. Continuiamo a fare pressing. Bello, bello, è così che mi piace. Sono troppo forte. Ancora. Sfrutta al massimo le tue energie. Tu devi pensare a parare, però, zio, eh. La squadra sta perdendo 5-0. Mo posso capire che non potete rimontare, però almeno provo a parare. Sfruttate le vostre energie, ma. Tu sei pazzo. Ah, però. Beh, questo era facile, dai. Non ti esaltare più di tanto. Oh. Attenzione. No. Con 40 punti? No, forse Pinguino Imperatore numero 2 con 40 punti. No, anche in Burning non ce la facevo. Però volevo provare comunque sia. No, mi ho rubato palla. Oh, mo la fanno loro. E mo però, arrangiate.
Pressing perfetto, ecco. Infatti prima non riuscivo a capire se per sbaglio l'avessi toccato io il tasto della tattica speciale, perché dico, ma non c'è pressing perfetto, quindi dico, boh, sarò stato io? E invece no, erano stati loro. Ding. Proviamoci, magari la bloccano, magari non la blocca ma la para. Dopo non ci proviamo. E se ne passa il tempo. Ah, ecco, ce n'hanno due addirittura. Solo uno ci ha provato. Goal! Forza, continuiamo così. Valin, se mi dici ancora, ancora ti meno. Ma no, mo devo menargli. Boh, ragazzi, non so cosa dire. Sono esterrefatto. Allibito è il termine giusto. Doppio ciclone, ruba palla? No, occhi di fuoco. Attenzione però. Ok, non può più tirare. Cioè, può tirare ma non può fare una tattica speciale. Una tecnica... No, lui sì però. Lui può e come. Ah, ok. Cioè, Mark dovrebbe farcela tranquillamente, senza proprio spremersi neanche. Grande Mark. Niente male. Eh già. Vai lì e tira, provaci, provaci. Ah, niente. Ah, però viene bloccato. Attenzione. Oh. Ah, infatti no, vabbè, non fa nulla. Ci provo potenza così e via. Proviamoci a fare un altro gol. Para, Dvalin, para! Ah no, ci ha pensato lei. Si è presa una pallonata in pieno stomaco. Ah, sprint fulminio, bella, mi piace. Dai ragazzi, su, su, dai che è quasi finita. Concentriamoci. No, io sono comunque sia molto soddisfatto di Mark che... Para tutto, para. Sono molto soddisfatto di lui. Colpo di testa potentissimo. Vai. Devi però buttarti a pesce. Era più scenico. Vabbè, sì, mo la fa. Così si vanta di aver parato, no? Dice, ah, almeno non l'ho parato. Oh, è finita contro anche la Veralius. Ok. Beccatevi questa vittoria. Ho perso? Non posso, non voglio accettarlo. E invece dovrai. Buono, buonissimo, siamo davvero grandi. Ora c'è lo stadio testuggine, un oggetto e Football Frontier anche. In realtà ho usato un pass particolare, che però penso che sia quello di Football Frontier e non Isola della Testuggine. Vabbè, nel prossimo episodio vedremo, comunque sia, vedrò dove si possono trovare. Ad ogni modo, Cugge, questo video... Attenzione, attenzione, annuncio speciale! Puoi verificare i tuoi progressi col Super Torneo Fantastico parlando con il robot a piano terra della Raimon Junior High. Ah. Va bene. Ok, niente. Allora, questo video può terminare qui. Cugge, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo, come sempre, in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye.